Buongiorno, prof. Buongiorno. Allora, diciamo che la parola chiave per la lezione di oggi è la tetrarchia, che sembra una parola difficile, in realtà significa potere di quattro. Tetra in greco significa quattro, e archia, potere, governo, no? Ok. Che cos'è? Allora, intanto vi presento, addirittura c'è qualcuno che si è divertito fra gli archeologi a ricostruire il vero volto di Domiziano. Insomma, è un gioco, no? Naturalmente, perché ecco, di Domiziano ci sono rimasti diversi ritratti statuari, no? Busti, statue, insomma, come usava fare per gli imperatori. Poi addirittura dentro su delle monete, magari ecco, meno ricche di particolari, insomma, il ritratto però di Domiziano, almeno dal punto di vista della storia dell'arte, ce l'avevamo. E a partire da quello che ci è rimasto, appunto, ripeto, sculture o roba del genere, gli archeologi hanno ricostruito il volto, come doveva essere il volto di Diocleziano. E tra l'altro, da un'altra angolazione, la stessa immagine che ci avete qui, parlo di questa, parlando di quella statuaria, ce l'avete a pagina 121, quindi potete vedervela comodamente anche dopo. Allora, intanto chi è Diocleziano e che importanza ha nella storia dell'età imperiale romana? Ma diciamo Diocleziano intanto è tanto per cambiare. Indovinate un po' che faceva prima di fare l'imperatore? Dai, che siete bravi. Domanda, eh? Secondo voi? Generale. Risposta esatta, ovviamente, ovviamente. È un generale di origine illirica. L'Illiria, ragazzi, sapete che cos'è? Quella che oggi si chiama Croazia. Praticamente, se voi andate sull'Adriatico, ecco, se voi andate non a nuoto, ma con una barca dall'altra parte dell'Adriatico, trovate la costa di quella che oggi è la Croazia, appunto. Ecco, lui era di là, però era romano, chiaramente, insomma, a tutti gli effetti. È un generale che era di stanza lì, diciamo, nel suo paese, chiamiamolo così, cioè meglio dire in quella parte dell'impero dove era nato. E ovviamente, sapete, nel terzo secolo come funzionava, no? A un certo punto lui buttò giù l'imperatore in carica, grazie alla forza militare del suo esercito e dei suoi uomini super fedeli. Però ecco, lui rimane praticamente poi al potere, diciamo, per il terzo secolo a.C., a diversi anni, insomma. Quindi riesce a fare, ecco l'importanza di Diocleziano. Riesce a fare un tentativo disperato, direi, no? Di rimettere ordine in un impero che, come abbiamo visto, appunto, qualcuno si ricordava la lezione di lunedì, come abbiamo visto lunedì, era in piena crisi, no? Militare, ovviamente politica, per la successione imperiale che ogni volta gettava l'impero nel caos, economica, ovviamente anche economica, no? Chiaramente. Fiscale, perché insomma le casse dello Stato purtroppo sono semivuote, e insomma lui si trova questa gatta da pelare, oppure, se vi piace un'altra metafora, questa patata bollente, no? Che è la crisi del terzo secolo. E lui c'ha un'idea. C'è un'idea che sembra, come sempre nella storia, vincente, cioè una buona idea, ottima idea, direi. E che, vabbè, ve lo dico subito così, che però alla morte di Domiziano, scusate, di Diocleziano, poi si sciolse come neve al sole. Cioè, finché Diocleziano vive, questa soluzione, che tra poco vedremo, sembra funzionare. E però, insomma, e poi Diocleziano, questa la soluzione è politico-militare, quindi attenzione, vediamo, lui cerca questa sua soluzione con la tetrarchia, questo nuovo sistema politico, di risolvere il problema, appunto, del caos, soprattutto politico. Poi lui, come vedremo in una puntata successiva, ecco, probabilmente questa cosa l'affronteremo lunedì, e aveva anche delle idee e le realizza per risolvere la crisi economica, la crisi fiscale, cioè la fame di soldi dello Stato e tante altre belle cose. Anche il rapporto con i cristiani, che ormai il cristianesimo ormai si è diffuso, come abbiamo visto in una puntata precedente, in tutto l'impero, è anche un altro grosso problema che gli imperatori devono affrontare. Bene, vabbè, lui l'abbiamo conosciuto, lo mettiamo da parte. Tetrarchia, che vuol dire? Mi aiuto con una mappa, perché sennò non ci capiamo bene. Allora, questo è il territorio imperiale, quello variamente colorato, quindi tutto quello che non è grigio è il territorio dell'impero romano. Lui che fa?
Intanto lo divide in due, vedete questa linea, no? Tratteggiata? Lo divide in una parte orientale e in una parte occidentale. Ma non è che fa tutto questo grande sforzo, perché vi ricordate che storicamente le due parti hanno avuto sempre una storia parallela, no? È vero che gli imperatori governavano su tutto l'impero, però insomma non dimentichiamoci che ormai da secoli, no? Più o meno dalla fine della Repubblica, la parte orientale dell'impero, quindi è quella che è colorata nei vari toni del marrone, cioè quindi dalla linea a destra, è la parte più ricca, quella più attiva, quella più economicamente più sviluppata, insomma, e quella dove si parla greco, tra l'altro. Vi ricordate che il cristianesimo, no? Tutte le parole del cristianesimo, la terminologia cristiana è greca perché è da qui, no? Dalla Buongiorno. Palestina. Buongiorno Flavio. Dalla Palestina, vi ricordate, no? Il cristianesimo si diffonde prima in Oriente, quindi diciamo la lingua ufficiale, tra virgolette, del cristianesimo nei primi secoli è più il greco che il latino. E invece ecco, la parte occidentale intanto c'è un problema grosso, perché dal punto di vista della difesa dei confini, in Occidente c'è il famoso limes, che ormai sono almeno 100-150 anni, che è sottoposto a una pressione forte dei popoli germanici, no? Quelli che vivevano da queste parti, e che purtroppo scricchiola sinistramente, diciamo così, no? E poi è una parte dell'impero che economicamente parlando non è più grande, molto florida, quindi c'ha questi due problemi. Nella parte occidentale c'è il problema di Roma, che è ormai la sede dell'impero, sì, l'imperatore sì, però è spesso attraversata da quei conflitti, no, tipici che avvengono dopo la successione. Insomma, bilancio, la parte orientale sta molto meglio che quella occidentale, tanto per capirci, da diversi punti di vista. Ecco, in Oriente, per esempio, non hanno il problema delle invasioni, che non hanno il problema di tappare le falle, se non quella dei parti, ma insomma lì i parti più di così non fanno, no? Qui invece, in questa parte qui dell'Limes spesso si sfonda, il Limes, e arrivano i germani, poi se ne tornano a casa, ma insomma è molto più precario quel confine lì. Allora lui che fa? Divide in due queste parti dell'impero. Dice: io, Diocleziano, mi prendo, furbo, mi prendo la parte orientale e la mia sede, la sede del mio governo. Io sono l'imperatore numero uno, sta a Nicomedia. Ecco, vedete, poi le vedremo meglio le capitali imperiali. Parlo di capitali, ce ne sono ben quattro, pensate che roba. Quindi a Nicomedia sta qui, vedete, proprio più o meno al centro quasi geometrico della parte orientale. Io sto lì con la mia corte, ok? Diocleziano lì. Poi c'ho bisogno di un aiutante, perché in Occidente chi ci metto? Questo signore qua, anche lui ha subito il giochetto degli archeologi, vedete? Si chiama Massimiano. Massimiano, ecco, è stato ricostruito in questo modo. Insomma, non so se è assomigliante al vero o no, però facciamo finta. Massimiano invece sta, udite, udite, dove ve l'aspettereste? A Roma, no? No, no, Roma perde lo status di capitale. Pensate che grave cosa, no? A Milano. Perché a Milano? Perché Milano sta particolarmente, più vicino di Roma sicuramente, a Limes. E quindi se l'imperatore numero due, Massimiano, deve intervenire, no? Deve sapere le notizie che escono fuori da quella situazione piuttosto complicata che è il confine nord. Beh, da Milano fa prima, no? Ovviamente a intervenire. Oh, tra virgolette, l'idea geniale di Diocleziano è che non basta. Non bastano due autorità, ce ne vogliono quattro che risolvono anche il problema della successione. Allora, seguitemi bene perché questa è la parte meno accessibile, diciamo, della spiegazione, però insomma vi invito come si potrebbe dire, a seguire anche la lezione da questi colori, no? Quindi lui sta a Nicomedia, ok? Eccola qua. Massimiano sta a Milano, benissimo. Servono i loro successori. Cioè, Diocleziano ragiona così, no? Mettiamo un attimo da parte la mappa, poi la ritiriamo fuori. Servono quelli che poi li rimpiazzeranno alla loro morte, oppure quando loro decideranno di ritirarsi. E pensate che Diocleziano, per esempio, stufo di fare l'imperatore, si ritirò, non aspettò la morte. E lui dice: come si può fare un meccanismo indiscusso, accettato dal Senato e dai sudditi, che
che preveda una successione morbida, liscia. È perché ogni Augusto, ecco qua, attenzione, Diocleziano, dai, Diocleziano e Massimiano li chiamiamo Augusti, ok? Il titolo, sì, è imperatore, eccetera, per noi, però da Diocleziano in poi l'imperatore si chiama Augusto, che poi è un ricordo, no, del vecchio Ottaviano, no, praticamente. Quindi gli Augusti sono gli imperatori di serie A, diciamo, quelli che sono imperatori oggi. Ci siamo? Ogni Augusto deve nominare un Cesare. Vedete nella slide che viene raccontata questa cosa, no? Diocleziano assunse il titolo di Augusto insieme a Massimiano, i due che abbiamo visto ricostruiti. Ciascun Augusto doveva nominare un proprio Cesare che avrebbe preso il suo posto in caso di morte o abdicazione. Abdicazione vuol dire che tu rinunci al trono prima di morire, insomma, ti sei stufato. Insomma. Quindi Diocleziano nominò suo Cesare, quindi il suo successore, in Galerio. Galerio. Dove sta Galerio? Poi lo vedremo tra pochissimo, perché non sta a Nicomedia. Anche lui c'ha una fettina dell'impero da gestire mentre Diocleziano è ancora vivo. E Massimiano in Occidente nominò suo successore, quindi Cesare, Costanzo Cloro. Quindi la tetrarchia, chi sono questi quattro signori? Sono i quattro tetrarchi, due Augusti, cioè gli imperatori numero uno di serie A in carica, e i loro due Cesari, che mentre gli Augusti sono in vita sono i loro aiutanti, no? Perché li servono anche loro, no? E diventeranno però, alla fuoriuscita da questo sistema di Diocleziano e Massimiano, i due prossimi Augusti. E appena diventati Augusti, loro avrebbero dovuto nominare i loro due Cesari. Dico già avrebbero dovuto, perché vedete, avevo già detto che forse la cosa non funzionerà esattamente come voleva Diocleziano. Un'altra mappa che forse ci aiuta a capire meglio. Vedete, c'è sempre, no, la divisione fra parte orientale e parte occidentale. Se seguiamo questa lineetta qui, vedete, la riacchiappiamo qui sotto. Ok, le diocesi sono praticamente delle regioni che Diocleziano ritaglia sulla mappa dell'impero e che, come vedete appunto, sono una nuova divisione dell'impero rispetto a quella antica, no? Che proveniva addirittura dalla Repubblica, delle province. Le province spariscono, vedete? E Diocleziano si inventa altri confini per delle regioni interne all'impero che, secondo lui, avrebbero favorito l'amministrazione, la gestione di questo enorme impero. Allora, la tetrarchia già che ci dice, ragazzi, di nuovo, che Diocleziano si è reso conto che un impero così grosso non può assolutamente, non ci si riesce più, anche con tutti i suoi problemi, a gestirlo solo da una persona, come l'imperatore. Lui intanto sdoppia la figura dell'imperatore, addirittura mette i due Cesari, no, ad aiutare i due Augusti. Quindi c'è la consapevolezza ormai raggiunta che è un impero troppo grosso. Questa riflessione, ahimè, porta in sé anche, se vogliamo, no, la previsione di un suo crollo, perché in effetti noi, lo possiamo dire noi che sappiamo come è andata a finire la faccenda, no? Un impero troppo vasto, difficilmente gestibile, amministrabile, soprattutto in tempi di crisi in cui non tutto va bene, è complicato da gestire. E Diocleziano si inventa la tetrarchia e la divisione praticamente in queste due parti grosse, Oriente e Occidente, e poi le diocesi, delle unità territoriali più piccoline che forse sono più facilmente maneggiabili dai governatori che lì gli Augusti mandano. Ovviamente le diocesi, immaginate che le diocesi hanno un vice Augusto ognuna, e quindi insomma c'è questa struttura, come dire, se vogliamo, un po' complicata, no? Tutto sommato, ma insomma, almeno secondo i progetti di Diocleziano, più gestibile, più amministrabile, più insomma semplice da amministrare. Oh, su questa cosa delle diocesi, per esempio, c'è un esempio, no? Nella diocesis Hispaniarum, vuol dire diocesi delle Spagne. Sapete che qui invece le province si chiamavano in maniera diversa, no? Invece tutta la Spagna, praticamente, anche un pezzettino, vedete, dopo lo Stretto di Gibilterra, si chiama così, diocesi delle Spagne, venne data in gestione dall'Augusto e dal Cesare occidentali a due magistrati. Quindi ogni diocesi aveva due
due magistrati, due cariche, una di tipo politico e una di tipo militare. Chiaramente qui dentro, no, ci sarà stato un magistrato romano che cura gli aspetti dell'amministrazione in tempo di pace e uno che invece se c'è pericolo, no, cura l'aspetto militare di difesa. Quindi un ministro dell'economia e un ministro della difesa, possiamo chiamarli così, due per ognuno, per ognuna di queste diocesi. Potete divertirvi a vedere, insomma, quante erano, non moltissime, rispetto alle province. Diocleziano semplifica la questione, insomma. Oh, poi perché quattro colori diversi? La cosa è abbastanza comprensibile. Allora, vedete, qui ogni colore è collegato praticamente a un Augusto o a un Cesare. Cioè, Massimiano, che era praticamente, vi ricordate, il collega di Diocleziano qui in Occidente, l'Augusto occidentale, gestisce tutto quello che vedete in giallo. Quindi un bel po' di roba, insomma, come vedete, e soprattutto l'Italia, no? E invece il suo Però Cesare... scusi, Sì, scusa. qualcuno ha scritto in chat che quei nomi ero io, però non è vero. Ah, vabbè, non ti preoccupare, No, non è, cioè. ma io l'ho scherzato sopra, non ti preoccupare. Invece, ecco, Costanzo Cloro, che era quello che Massimiano aveva scelto come suo successore aiutante, quindi Cesare, gestiva insomma la parte qui di quella che oggi potremmo chiamare Francia e vedete il centro-sud di quella che oggi è l'isola della Gran Bretagna. E stessa cosa succedeva poi invece qui nella parte orientale. Ecco, per Diocleziano si era preso l'Oriente dell'Oriente, cioè la parte più orientale, e però, diciamolo chiaramente, era quella che era sottoposta anche all'urto del Regno dei Parti, però ricchissima questa parte. Tutto quello che è in verde è di Diocleziano che governa da Nicomedia. E invece la parte che rimane, il suo Cesare, che si chiama Galerio, gestisce questa parte occidentale dell'Oriente, chiamiamolo così, tanto per scherzarci sopra, c'è cioè la parte in violetto. Oh, anche il Cesare, sia in Oriente che in Occidente, aveva la sua capitale, e qui la capitale del Cesare di Oriente è Sirmio, diciamolo con il termine italiano. E invece guardate qua, in Occidente, pensate, il povero Costanzo Cloro l'hanno mandato qua, Augusta Treverorum, possiamo tradurlo col nome dell'attuale città che oggi si chiama Treviri e che sta in Germania. Vedete perché così vicino a Limes? Beh, rispondetevi da soli, no? Cioè il Cesare occidentale era quello che avrebbe dovuto, no, fare muro contro un eventuale, che poi tanto eventuale non è perché si era già verificata, invasione, insomma, no? Insomma, scavalcamento del Limes. Ricordiamoci che questa parte qui è molto, molto difficile da tenere a livello militare adesso. Quindi, mentre a Mediolanum, cioè Milano, stava Massimiano, il suo Cesare Costanzo Cloro, ecco, stava piuttosto vicino, insomma, al pericolo, no? Diciamo così, ma in un'altra capitale. Quindi quattro capitali, tanto per ricordarcele, sono quelle segnate con la freccetta. Anche qui vedete quattro colori diversi e con il richiamo a chi è gestore di quella parte dell'impero. Quindi Treviri, Milano, Sirmio e Nicomedia, le quattro capitali. È tutto chiaro, ragazzi, sulla tetrarchia? Fino a qui? Siamo sicuri? Vabbè. Sì, prof, come si chiamava la capitale d'Oriente dei Cesari? La capitale di Cesare è Sirmium, tradotto in italiano Sirmio, che adesso non mi ricordo più a quale città corrisponde, però mi sa che Sirmio poi non esiste più, non è più stata abitata e quindi è sparita. Invece Nicomedia esiste e Treviri pure, ovviamente Milano, Milano anche. Oh, su questa Ah. cosa, dimmi, scusa, vai, vai. Non riesco a vedere dove sta Nicomedia. Non la Eccolo qua. trovo. Ah, è quel puntino là, è perché nella condivisione non si legge bene, cioè non Ah, leggevo bene il nome, ok. quindi non Guarda, se, pensavo. forse con l'altra mappa si vede meglio, aspetta. No, ma non la recupero più, l'ho cancellata dalla mia vista. Vabbè. Vabbè, non si preoccupi, l'importante è che l'ho È qui trovata. forse. Sono riuscito a vederlo, È sono riuscito a vederlo. leggermente nell'entroterra rispetto a quello che è il Bosforo, cioè questo mare interno. Tra l'altro è una piccola anticipazione, un altro grandissimo imperatore dopo Diocleziano, quello che si chiamerà Costantino, creerà una nuova capitale dell'Oriente, qui dove la chiamerà Costantinopoli, no? Città di Costantino, che è quella che oggi poi è Istanbul, no? Una delle città più importanti della Turchia. Va bene, se è tutto chiaro,
se non è chiaro qualcosa, ditemelo, ragazzi. Cioè, la complicazione è proprio in questa coesistenza di quattro personaggi, di due pezzi dell'impero che poi diventano quattro e poi delle diocesi. Però, insomma, non è che vi chiedo nelle interrogazioni che indicami la diocesi Pannoniarum, no, ce ne importa niente. Ah, ecco, a proposito, visto che abbiamo questa, era giusto per farvi capire la complessità del disegno, del meccanismo che si inventa Diocleziano per risolvere sostanzialmente poi il problema della gestione amministrativa dell'impero e poi della successione, no, soprattutto. Cioè i Cesari che diventano automaticamente i nuovi Augusti alla morte degli Augusti, beh, avrebbe dovuto garantire una successione indolore. Avrebbe dovuto. Intanto per capirci, Diocleziano era originario di questa parte qui, dell'impero, quindi abbiamo detto che era un generale di origine illirica. Ecco, l'Illirio era qua, come regione. Oh, un'ultima cosa proprio per terminare. Se andate a piazza San Marco a Venezia, sull'angolo di una parte della basilica, trovate questo monumento, che non appartiene, insomma, all'epoca in cui viene costruita la basilica di San Marco. La basilica di San Marco, tenete presente, è una costruzione medievale, no? Gotica. E questo invece è, cioè, questo gruppo di quattro statue tutte insieme in un unico blocco di porfido, cioè di marmo rosso, diciamo rosso brunito. Ha una storia alle spalle molto, molto antica. Pare che siano una delle tante, probabilmente, che girò nell'impero romano, raffigurazioni dei tetrarchi, dei quattro che abbiamo appena nominato, no? Quindi questi signori, quei signori che abbiamo detto, no? Quindi qui ricordiamoci i nomi: Diocleziano e Massimiano sono gli Augusti, e Galerio e Costanzo Gloria i loro Cesari. Che sto dicendo, che storia ha questo gruppo statuario? Beh, fu ritrovato, pensate un po', a Costantinopoli, quindi a Istanbul, insomma, Costantinopoli, quindi lì proprio dove abbiamo detto, rivediamolo dove sta, no? Fu ritrovata da queste parti, e ai tempi della prima crociata, pensate un po', quindi siamo dopo l'anno 1000 del Medioevo, faremo in tempo a studiarla durante quest'anno, i veneziani, pensate un po', i veneziani, ovviamente l'impero romano nell'anno 1000 è solo un pallidissimo ricordo, i veneziani arrivano lì, andando verso la Terra Santa per liberarla dalla dominazione turca, depredano Costantinopoli e si portano a casa, tra le tantissime cose, anche questo gruppo di statue. E pensate che qui non si vede bene, vedete qui? Aspettate che ve la allargo un pochino l'immagine, se ci riusciamo. E comunque qui manca, ecco, vedete, manca praticamente un piede e il bordo, no, del gruppo statuario, che sicuramente sarà stato dello stesso materiale, no? Che è stato rimpiazzato da una specie di protesi per dare l'idea della completezza della statua. Pensate che questo frammento qui oggi è stato ritrovato, poi successivamente sta oggi a Istanbul in un museo archeologico. Quindi, insomma, i turchi se lo tengono stretto, sarebbe bello che poter ricomporre, no, la statua. Però per dire che questa statua fu portata a Venezia e lì la trovate, insomma, no? Ripeto, però, scusi, dimmi. Però continuano a scrivere in chat con il mio nome. Vabbè, ma io non la vedo, quindi chi fa lo spiritoso la smetta, per cortesia, è lezione. E quindi, come vedete, insomma, manca un pezzo, però ecco, se andate a Piazza San Marco, individuate questo gruppo statuario che è a grandezza naturale, quindi sono alti come gli uomini, come gli esseri umani, e vediamo un attimo che ci racconta, no, questa statua. Questo è un materiale che io, ovviamente, come quelli più importanti, metterò poi su Moodle, ok, sulla piattaforma. Monumento ai tetrarchi, qui lo vediamo da diverse angolazioni, ecco, qui forse si vede meglio il pezzo mancante, no? È stato praticamente attaccato lì un pezzo di marmo, che però vedete che non è lo stesso marmo, non è lo stesso porfido, no? E quindi, ripeto, questo blocco qui sta a Istanbul, un museo archeologico. Allora, qui c'è la collocazione di queste statue, qui adesso vediamo un attimo che messaggio doveva dare. Sapete che gli imperatori, almeno da Ottaviano in poi, da Augusto, no, il fondatore dell'impero in poi, utilizzano l'arte, no, e comunque i monumenti a scopo propagandistico, no? Beh, la tetrarchia era una novità, diciamo così, no, dentro il mondo romano, e quindi, ecco, il gruppo... No, scusi. Dimmi. Ma ci sono due Tommaso Martini nella riunione. Può vederlo, è l'ultimo.
Sì, ma a me importa che ci sia il Tommaso Martini vero. Quindi. Sì, io ci sono, però c'era un altro con il mio nome. Cerchiamo di non interrompere la lezione, però, perché queste sono stupidaggini. Quindi. Lo so, però magari diciamo passi qua, non so. Diciamo che qualificano quello che fa colui che fa queste stupidaggini. Grazie. Prego. Allora, Monumenti a Tetrarchi, cerchiamo di capire come funziona dal punto di vista del messaggio, no? Intanto diamogli un'occhiata più ravvicinata, così cerchiamo anche di spiegarci come mai tutte queste linee colorate che mi sono permesso di fare. Allora, quattro figure. In effetti i loro lineamenti sono abbastanza simili, quindi tanto per anticipare quello che è la conclusione di questa piccola analisi, non siamo capaci di individuare chi è Diocleziano, chi è Massimiano, chi è Galerio e chi è Costanzo Cloro. Però tutti gli storici dell'arte sono convinti che questi siano proprio i primi quattro tetrarchi, anche perché poi successivamente non ci sono più stati, ve lo dico già, alla fine di Diocleziano, insomma, non, ahimè, questo sistema purtroppo verrà sottoposto a stress e non funzionerà, ahimè. Allora, vediamo però come... Non sappiamo chi sono, no? Però sono i quattro di cui abbiamo parlato prima, i due Cesari, i due Augusti e i due Cesari. Allora, intanto una cosa, i loro vestiti. Vabbè, sono i classici abiti, no? da guerra degli imperatori, questo dai tempi di Augusto che abbiamo visto, vi ricordate, con la loriga, no? Eccetera. Copricapo pannonico. Ecco, pare che questo cappello un po' a cilindro basso fosse un copricapo. Vedete, qui poi ci sono dei buchi, probabilmente qui c'era qualcosa di prezioso in metallo, no? Che è stato, ahimè, depredato e è andato perduto. Quindi questa foggia però del copricapo era riservata alle autorità in Pannonia, cioè in quella zona di cui Diocleziano era praticamente originario, no? In Liria o Pannonia, insomma, che dir si voglia. Quindi è un copricapo di origine orientale, e questo la dice lunga anche, no? Rispetto al fatto che la moda ormai è dettata dalla parte orientale dell'impero, no? E vabbè, ne vediamo anche altre cose. Quindi tutti e quattro hanno questo cappello strano, no? Che poteva essere il sostituto di quella che fino ad Augusto poteva essere una corona d'alloro, no? O qualcosa del genere. Poi c'hanno il paludamentum. Il paludamentum, ragazzi, è questa specie di mantello che era probabilmente di colore rosso. Il colore rosso era proprio riservato agli imperatori. O porpora, insomma, che è una sfumatura del rosso più accesa, e il paludamentum ce l'hanno tutti e quattro, come vedete. Certo, sono quattro che stanno al vertice dello Stato. Poi, come dicevo prima, c'hanno una corazza che gli parte da qui, vedete, gli arriva praticamente fino alle spalle, è la famosa lorica, no? La lorica che, vi ricordate, i primi imperatori nei loro ritratti ci mettevano delle figure, delle raffigurazioni simboliche, no? Ne abbiamo vista una, per esempio, di Augusto, poi abbiamo visto anche un'altra di Adriano, no? Eccetera. Ok, ce l'hanno anche loro. I baltei gemmati sarebbero queste decorazioni della lorica, che addirittura erano di pietre preziose, ovviamente non nella statua, però vedete, questi piccoli rilievi simulano l'esistenza di pietre preziose, insomma, questi ricchi, no? Chiaramente imperatori. Poi, naturalmente, visto che loro sono imperatori, no? Augusti e Cesari sono due grandi autorità, hanno anche il potere militare, vedete che ognuno con la mano sinistra impugna l'elsa di una spada che è per tutti uguale. Vedete che anche qui riccamente decorata nella loro fondina, e poi tutti, vedete, hanno questo manico, questa elsa della spada che riproduce la testa dell'aquila. L'aquila è naturalmente il volatile associato sempre all'autorità imperiale da sempre, no? A Roma, chiaramente. Poi però pare che questa cosa, questo modo di ritrarre, cioè di decorare la spada con la testa dell'aquila non fosse un uso tipicamente romano, ma addirittura i romani l'avevano imparato dai parti, pensate un po', quindi vedete che è sempre l'Oriente che detta legge in fatto di moda, anche nelle armi. La cosa importante è il gesto, vedete? Qui lo vediamo un po' più da lontano, qui da vicino. Il gesto, praticamente siamo sicuri che l'Augusto è quello che mette la mano sulla spalla sinistra, con la mano destra tocca la spalla sinistra del Cesare. Gesto simbolico in che senso? Beh, tu sei il mio aiutante e con questo gesto io ti trasmetto anche il concetto che tu sarai il mio successore. E non vediamo...
Beh, no, sì, quelli che stanno dietro qui sono questi, vedete? Stessa cosa fanno, lo fanno questa coppia qui di Augusto e di Cesare, e anche gli altri che gli stanno dietro, sarebbero questi qui, no? Se vogliamo vedere la statua così come la vediamo a Piazza San Marco, qui ecco, è ruotata, come vedete, stesso gesto lo fanno anche gli Augusti e i Cesari che stanno lì dietro. Oh, il fatto che l'Augusto sia Augusto lo possiamo desumere dal fatto che, vedete, è barbato. Qui non si vede bene, ma anche questo Augusto qui ha la barba, qui si vede un po' meglio, che vuol dire che l'Augusto è più anziano, tra virgolette, del Cesare. E quindi in questo momento è lui in carica. Quando se ne andrà lui, il Cesare subentrerà. E volendo scherzarci sopra, forse pure lui si farà crescere la barba per sancire la differenza col suo Cesare. Quindi ecco, anche qui abbiamo visto, no, come spesso succede nella storia di Roma, soprattutto nella storia imperiale, il ruolo importante, no, della produzione artistica come amplificatore di un certo messaggio. E qui l'amplificatore, anzi il messaggio, era che il nuovo sistema politico coniato, inventato da Diocleziano, era la tetrarchia, e l'unità dei tetrarchi, no, di questi quattro personaggi, unità assolutamente invincibile, è simboleggiata da questo monumento. Ok? Io, se non ci sono domande, terminerei qui.